Andare per mare per molti significa fuggire dallo stress cittadino. Lasciare gli ormeggi, uscire dal porto e vedere la costa che si fa sempre più fine è una delle emozioni che ci fa sentire più liberi. Sì, perlomeno fino a quando le scorte di gasolio e di cibo, ma soprattutto di acqua, finiscono e a quel punto bisogna ritornare in porto. La richiesta di una maggiore autonomia idrica e l'evoluzione tecnologica hanno permesso il lancio sul mercato del dissalatore, una macchina che al suo interno crea un'elevata pressione che dà vita a un processo di osmosi inversa, il che rende dolce l'acqua del mare. Oggi con The Boat Show vi abbiamo portato in una delle aziende più innovative sul mercato, HP Watermakers. Quindi approfittiamone e andiamo a scoprire come funziona il processo di desalinizzazione. Per poter arrivare a bere l'acqua di mare bisogna avere un pacchetto completo della gestione dell'acqua di bordo che si divide in tre momenti differenti: la desalinizzazione, la rimineralizzazione e la sterilizzazione. La scissione del sale dall'acqua viene qui dentro. Questa è una macchina RP-Tronic e, come abbiamo detto prima, arriva a comprimere l'acqua fino a 60 atmosfere. Qui, per un processo osmotico inverso, l'acqua passa attraverso delle membrane che trattengono il sale. L'acqua che ne esce quindi è dolce e viene stoccata dentro i serbatoi di bordo. Dal processo di desalinizzazione l'acqua ne esce osmotizzata, non proprio distillata, ma con bassissime percentuali di sali minerali, il che non è del tutto salutare per il nostro organismo. E quindi ecco che diventa necessario rimineralizzarla. Il processo di rimineralizzazione avviene per mezzo della macchina HP Genius, che reintroduce all'interno dell'acqua una miscela perfetta di sali minerali. Ed affinché quest'acqua sia totalmente potabile, qui dentro viene anche sterilizzata. In porto l'uso del dissalatore non è consigliato perché l'acqua è mediamente troppo sporca e le membrane di purificazione si otturerebbero subito. Infatti, chiunque fa rifornimento d'acqua dalla banchina. Quest'acqua però normalmente è ricca di calcare e a lungo andare sedimenta nei serbatoi, nei tubi, nelle pompe, provocando danni alle attrezzature di bordo. Per ovviare a questo problema, nel sistema completo di gestione delle acque di bordo c'è anche il sistema DEMI-5, che grazie a delle resine a scambio ionico eliminano il calcare dall'acqua. Con questo potete addolcire l'acqua di tutte le utenze di bordo, sia sopra che sotto coperta. Ora l'acqua è desalinizzata, rimineralizzata, sterilizzata e addolcita. Quindi cosa manca per poterla finalmente gustare? Beh, che sia fresca e con le bolle per chi le vuole. In realtà sappiamo bene che è già da anni che l'acqua di bordo viene trattata con questi sistemi. Allora perché ho detto che HP è l'azienda più innovativa nel mondo della desalinizzazione? Beh, lo scopriremo tra pochissimo e la parola d'ordine sarà integrazione. Sì, perché se è vero che questi sistemi esistono già da anni, è altrettanto vero che i metodi di applicazione non sono mai stati molto comodi. I comandanti o gli armatori sanno bene che azionare un desalinizzatore e far sì che lavori al massimo delle sue potenzialità e ancora il suo spegnimento e manutenzione non sono azioni semplicissime e molte volte richiedono tempo e attenzione. In più, impongono a chi se ne deve prendere cura di lavorare spesso in sala macchine, in posizioni e luoghi scomodi. Per non parlare della plancia di comando, che era diventata un collage potenzialmente infinito di schermi di diverse fatture. Grazie all'integrazione, oggi possiamo dire addio al fascino del vintage per gestire anche l'impianto di dissalazione dal nostro plotter di bordo. Questo è possibile grazie al sistema PartNet, sviluppato da HP Watermaker, che per la prima volta mette in comunicazione il desalinizzatore con il sistema del plotter di bordo e la connessione di rete internet. Ma come funziona? Per capire al meglio il funzionamento e apprezzarne le innovative funzioni, dobbiamo conoscere cosa si intende per dissalatore automatico.
A differenza dei normali dissalatori, questo mantiene autonomamente la pressione. Può essere azionato e spento da remoto e al termine di ogni ciclo di lavoro completa autonomamente un ciclo di lavaggio delle membrane. Questo permette alla macchina RPtronic di essere gestita dal pozzetto, senza dover per forza scendere giù in sala macchine, o dal pannello di controllo o dal plotter, o se siete collegati a internet, anche da qualsiasi tipo di device. Da un anno a questa parte, le maggiori case di strumentazione elettronica di bordo, Raymarine, Garmin, Foruno e Navico, hanno aperto all'installazione sui propri plotter di applicazione di terzi. E HP Watermaker è stata la prima azienda nel settore a sviluppare la sua app. Una delle domande più frequenti: lo posso utilizzare in navigazione? Beh, la risposta è sì. Sentite? I rumori della fabbrica ci ricordano che di giorno in giorno le innovazioni tecnologiche migliorano affinché la nostra permanenza a bordo sia sempre più confortevole. E secondo voi, quale sarà la prossima?